Ben ritrovati nella mia cucina o benvenuti se è la prima volta che vedete un mio video. Questa sera un bel risottino, tanto siamo in inverno quindi possiamo farne tanti di risotti. Ultimamente ne sto facendo diversi perché il risotto ovviamente si apre un mondo, se ne possono fare in mille modi. Questo è veramente strabuono. Si può fare anche con la pasta, come ho fatto quella col salami, Philadelphia piuttosto che... Però è inverno, ci sta il risottino. E quindi un bel carnaroli per fare il risotto, olio extravergine di oliva, mi raccomando, buono. Vino bianco per sfumare, mi raccomando, buono, questa è una falanghina. Pepe e, come lo facciamo? Fontina e guanciale. Bene, questi sono gli ingredienti. Andiamo a preparare il nostro risotto. Ok, tagliato tutto quello che c'è da tagliare, andiamo ai fornelli. Per prima cosa un bel giro d'olio nella cipolla tritata, accendiamo il gas e cominciamo a rosolare la cipolla fino a farla imbiondire e ammorbidire un po'. Cipolla ammorbidita dentro il riso. E andiamo a tostarlo finché il chicco non diventa traslucido. Non date retta a chi dice di tostarlo a secco, perché sennò il chicco si cauterizza e non assorbirà nulla né della sapidità del brodo né del condimento, diciamo così, che vogliamo utilizzare per cuocere il risotto. Riso tostato, andiamo a sfumare con vino bianco. Alziamo la fiamma fino a far sfumare bene l'alcol, lo sentite dall'odore. Quando non avrà più odore di alcol, cominciamo col nostro brodo a portare a cottura il riso. E siamo agli ultimi minuti, cominciamo a accendere la padella con la fontina e il guanciale. Il risotto ci siamo, per cui spegniamo. Andiamo ad aggiungere il nostro guanciale fontina con tutto il suo olio. L'olio rilasciato dal guanciale e andiamo a mantecare. Il piatto è pronto, andiamo a tavola per la prova dell'assaggio e andiamo a chiudere questo nostro risotto con guanciale e fontina. A gusto, io amo il pepe nero per cui una bella grattatina e c'è la fontina che ha legato tutto quanto, è come un tortino. Risotto fontina e guanciale. Mamma mia, che sodalizio! Che sodalizio! Mamma che buono! Provatelo e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, come al solito. Io vado a mangiarmelo, grazie di cuore a chi si è iscritto. E fetente chi si scrocca i video li guarda senza iscriversi, è uno scroccone, e quindi grazie invece a chi si iscriverà per sostenermi dopo aver visto questo video.
e ci vediamo alla prossima. Grazie a chi mi segue. Mua.